Una domanda circola da un paio di giorni in città, ce la si pone in tanti, ma è proprio vero che San Giorgio non è più il copatrono di Ragusa e che quindi non ha lo stesso livello di San Giovanni Battista? E per rispondere a questa domanda, questa sera, come vedete, è un sostiene Peppedizio un po' particolare, perché accanto a me vi è la presenza del dottore Gianni Giannone. E ora vi spiego perché ho voluto accanto a me l'amico Giannone. Perché proprio oggi pomeriggio vi è stata una importante conferenza stampa, molto partecipata, molto sentita, a Ibla, in cui è stata presentata la nuova associazione socioculturale San Giorgio, che appunto si prefissa come obiettivo quello di tutelare le tradizioni del santo patrono San Giorgio, ma non è solo questo. Proprio in questa conferenza stampa, anche alla presenza del sindaco, del presidente del consiglio comunale, di vari assessori, di consiglieri di opposizione e di maggioranza, si è fatta una interessante cosiddetta, chiamiamola così, lectio magistralis da parte del dottore Giannone. A questo punto però dobbiamo tornare in studio e proprio chiediamo al dottore Giannone: ma è proprio vero che il santo San Giorgio non è più copatrono di Ragusa? Allora, questa è una domanda che richiede una premessa. Innanzitutto, prima della conferenza stampa abbiamo visto che qualcuno si è un po' sbilanciato sui social e sui giornali, per cui questo lo riteniamo un atto, diciamo, scorretto. Tutto quello che vale è tutto quello che si è sentito dire essenzialmente nella conferenza stampa. Per quanto riguarda la tua domanda, io mi sono, nell'ambito delle mie relazioni, ho fatto un excursus fin dalla fondazione della città. La fondazione della città risale a circa il 1360 avanti Cristo, quindi ci sono 3400 anni di storia, e questa città è passata attraverso diverse dominazioni ed è diventata capoluogo di provincia nel 1927 ed è diventata patrimonio dell'umanità perché i nostri padri la hanno talmente resa bella, talmente resa piacevole, talmente resa interessante dal punto di vista storico-culturale, da riuscire a farle meritare tranquillamente il titolo di città patrimonio dell'umanità. Attraverso anche la devozione, attraverso le proprie tradizioni, noi abbiamo avuto una città meravigliosa in cui 14 monumenti, 18 monumenti sono addirittura patrimonio dell'UNESCO. E i nostri padri, attraverso la profonda devozione, le proprie devozioni, hanno creato questa cosa. Ma voi perché credete che il Duomo di San Giorgio sia ritenuto la maggiore espressione dell'arte barocca in Sicilia, dell'arte barocca settecentesca in Sicilia? Ecco, detto questo, allora il discorso è semplice. Allora, San Giorgio fu proclamato patrono principale e protettore della città di Ragusa nel 1643 attraverso un decreto ufficiale di Papa Urbano VIII. Prima di questi anni, quindi fin dal periodo di Bizantino, a Ragusa nasce il culto di San Giorgio, perché da Bisanzio arrivano i santi bizantini, San Nicola, oggi è San Nicola, San Basilio, Santo Spiridione, e quindi anche San Giorgio, per cui il culto cresce dal periodo bizantino, e fin da allora veniva considerato, e abbiamo i documenti, patrono della città, ufficialmente proclamato nel maggio del 1643, e abbiamo il decreto pontificio in cui il Papa Urbano dice: San Giorgio nel 1643 diventa patrono principale e protettore della città di Ragusa. Poi sappiamo che la città si è separata al momento del terremoto, si è riunita di nuovo nel 1703, poi è cresciuta a poco, man mano che questa città cresceva, già diciamo nel 1865, data della seconda separazione della città, diciamo la parte superiore era molto consistente, per cui siccome c'erano la maggioranza dei consiglieri comunali fu
legata a questo territorio, ci si separò di nuovo. Fino ad allora, fino al 1865, San Giorgio era patrono principale protettore della città di Ragusa. Dopo la divisione del 1865, la Chiesa non prese posizione, o meglio ancora, la Chiesa non si associò a quello che disse lo Stato. San Giorgio rimase patrono principale e protettore delle due città divise. E anche nel momento in cui della riunificazione. Nel momento in cui poi, dopo 30 anni, San Giovanni fu proclamato patrono della città di Ragusa Superiore. Perfetto, e fino a qui? Fino a qui, quindi abbiamo due patroni. Uno nominato patrono della città di Ragusa Superiore, uno nominato patrono di Ragusa fin dal 1693 e diventato patrono di Ragusa Inferiore nel 1896, quando ci fu l'altro patrono. Quando ci si riunì nel 1927, la città di Ragusa ebbe due comuni che si sono riuniti e due patroni. Perfetto, e fino a qui ci siamo. Ci siamo. Questa è la storia. A questo punto io chiedo, si arriva a oggi a questa questione che nasce sui social, ma soprattutto nasce perché vi è una lettera della Congregazione dei Santi. E come arriviamo a questo? Appunto, ti voglio chiedere perché si arriva a questa lettera della Congregazione dei Santi? Allora, che cosa dice la lettera innanzitutto? Allora, prima di dire cosa dice la lettera, è ovvio che dobbiamo fare il passaggio del 1927. Nel 1927 i due patroni furono considerati tutti e due, perché non ci fu nessun pronunciamento da parte ecclesiale. Non conveniva, perché la devozione era talmente profonda per tutti e due, che se si faceva una cosa si scontentava l'altra fazione e viceversa. Quindi la Chiesa giustamente dice no, sono tutte e due, la Chiesa non si pronunciò, ma tutta la città lì considerò tutte e due patroni dell'unica città. Nessun vescovo, nessun papa ha mai tolto il titolo di patrono a San Giorgio, mai, anzi, durante questi anni Monsignor Rizzo spesse volte citava San Giorgio e San Giovanni come patroni. Di tutta la città, e i documenti sono infiniti, possiamo riempire una casa di documenti. Però quello che conta è questo, che improvvisamente negli anni 80 sul calendario liturgico regionale, in poche parole, viene mantenuto San Giovanni e scompare improvvisamente San Giorgio, cioè come se 800 anni di storia venissero presi e messi sotto i piedi. A fronte di questa scomparsa, voi che fate? A fronte di questa scomparsa, ovviamente, noi a gennaio del 2023 abbiamo chiesto giustizia al nostro vescovo, cioè siamo andati da lui e lui ci ha accolti. E noi abbiamo detto, eccellenza, noi vogliamo semplicemente giustizia, noi sappiamo che lei è il pastore di tutti, in città ci sono queste due grandi devozioni, ci sono questi due grandi patroni che mai nessuno ha tolto, per favore ci faccia giustizia, scriva, decida di scrivere, di riscrivere quello che San Giorgio aveva sempre avuto, cioè di riscrivere sul calendario liturgico che San Giorgio è patrono tanto quanto San Giovanni. Il vescovo che fa? Abbiamo chiesto anche che non venisse tolta neppure una virgola a San Giovanni. Cioè, San Giovanni rimaneva patrono delle città e della diocesi, San Giorgio ritornava con il mal tolto, cioè il mal tolto del 1980 veniva di nuovo ridato e San Giorgio ritornava di nuovo patrono equi principali con San Giovanni, senza toccare, abbiamo detto, la festività civile, cioè il 29 rimaneva festa per tutta la città. Noi chiedevamo semplicemente che venisse celebrato come solennità e scritto nel calendario liturgico quello che è stato tolto in maniera, diciamo, non nel 1980-81, questi sono tanti. Diciamo che a fronte della vostra richiesta il vescovo ha costituito una commissione formata da tre San Giovannari e tre San Giorgiani, in cui alla fine in questa commissione, solamente a quanto ho potuto capire da voci di corridoio che mi sono arrivate proprio oggi pomeriggio, solamente chi era di San Giorgio ha portato tutta la documentazione necessaria ad attestare il fatto che San Giorgio fosse copatrono.
da parte di chi era in rappresentanza di San Giovanni, poca documentazione è stata portata, se non ho capito male. Ma noi abbiamo ovviamente portato la documentazione nostra, il decreto papale, le varie diciamo così, testimonianze anche fotografiche di documenti che nel corso dei secoli, esatto. Perché si parla di secoli, sono state prodotte. Questa commissione alla fine ha portato alla redazione di una lettera, sì, da parte del Vescovo alla Congregazione dei Santi. Sì, abbiamo, il Vescovo ha preso questa relazione, ha chiesto al parroco di ridurla, magari perché era una relazione molto corposa, e l'ha mandata con lettere di accompagnamento alla Congregazione dei... Cosa si chiedeva alla Congregazione esattamente? Alla Congregazione si chiedeva quello che poco fa ti ho detto, che San Giorgio venisse ridato quello che era stato tolto nel 1981 e che era stato suo per secoli, senza nulla toccare a San Giovanni. La risposta della congregazione? La risposta della congregazione è stata quasi come se la congregazione non avesse, cioè avesse capito che noi, per un capriccio, volessimo nominare un santo che non è mai stato patrono santo. San Giorgio è stato sempre patrono, voglio dire, quindi è come la risposta della congregazione è stata questa, cioè che non si poteva fare che una città non poteva avere due santi patroni principali. E questo sappiamo che però vi sono delle eccezioni in Italia. Ci sono un sacco di eccezioni, che quindi la congregazione non poteva fare eccezione a questo articolo 5. Ma eccezione, non c'era bisogno di fare eccezione. Perché il titolo di San Giorgio, il titolo di patrono già è in capo a San Giorgio. Quindi non c'era la decostituentes patronis di Paolo VI, dice questo all'articolo 5. Ma le eccezioni si possono fare, cioè dà ampio spazio. Tant'è che il patrono di Bologna ce ne sono due, tutte e due con solennità. A Bari ce ne sono due, oggi si festeggia San Nicola, ce ne sono due, tutte e due con solennità. A Genova ce ne sono due, San Giovanni e San Giorgio, addirittura a Genova ci sono. In Europa ci sono i compatroni istituiti, quindi gli esempi ci sono. Per cui abbiamo chiesto, ci sembra strano come la congregazione, sicuramente avrà equivocato. Non abbia... Ecco, diciamo che oggi siamo con questo però profondo equivoco che turba anche le coscienze di molti devoti di San Giorgio, certo, ma certo, come giustamente è stato detto, certo, anche in conferenza stampa, certo, anche le coscienze di molti devoti di San Giovanni. Perché? Certo, perché guardate che la storia della città di Ragusa è stata sempre accarezzata, diciamo, dalla devozione del popolo. Cioè voi avete visto ogni volta che San Giorgio saliva su quanto popolo c'era, ogni volta che San Giovanni veniva giù quanto i ragusani c'erano? L'avete visto? Sicuramente sì, perché il popolo è molto legato. Allora, nella peste del 1743 si fece la processione congiunta di tutti e due i nostri amati santi. Nella ricorrenza del terremoto del 1693 tutti e due furono assieme. Nell'anniversario della riunificazione della città 1997 tutte e due sono stati di nuovo assieme. Nell'anno giubilare del 2000 di nuovo tutte e due assieme. Ecco. Allora il popolo, non capisce questa cosa. Ma ora io però ti chiedo, qui la domanda forse è anche quasi di carattere giuridico, ma avverso, diciamo, questa determinazione, questa, chiamiamola tra virgolette, questa presa di posizione, questa sentenza da parte della Congregazione dei Santi, quali sono le strade da perseguire per arrivare ad una soluzione di questo problema? Intanto io ti dico questo, guarda, non è stata una sentenza. È stato sicuramente un malinteso, perché ripeto, non c'era eccezione. Io l'ho chiamata sentenza in maniera esatto. La deformazione professionale. Alla congregazione avranno sicuramente capito quello che ti dicevo io, che noi cercavamo di proclamare patrono un santo che non lo è mai stato. In realtà noi abbiamo chiesto di ridare un diritto che gli era stato tra virgolette tolto in maniera
furtiva, tra virgolette, no? Cioè, nel senso che non c'è senza toccare nulla di senza toccare una sola virgola all'altra devozione di cui anche noi siamo devoti. Cioè, voglio dire, ora noi siamo andati dal nostro vescovo perché noi ci fidiamo. Certo. Io quando ho ascoltato l'omelia del nostro vescovo a San Giovanni, lui diceva questa cosa qua: attenzione, la causa del disorientamento attuale, di quello che sta succedendo nel mondo, non sta tanto nella forza dell'errore, cioè nel male, nella forza, ma sta soprattutto nella debolezza di chi dovrebbe testimoniare la verità e non lo fa. Ti pongo un'ultima domanda, perché il nostro tempo sta per concludersi. Però volevo concludere questo concetto, cioè lui ci ha dato forza, noi siamo andati da lui perché siamo stati fiduciosi che lui poteva risolvere il problema in questo, cioè ci poteva dare giustizia. E io sono sicuro che questo malinteso può essere sanato, perché sicuramente la congregazione c'è stato un equivoco. Ti faccio un'ultima domanda. Abbiamo visto più volte anche nelle immagini oggi la presenza del sindaco di Ragusa. E ti faccio la domanda, è se poi è intervenuto a fine conferenza stampa, se questo intervento del sindaco Cassì ti ha soddisfatto? Ma io, diciamo, sono sempre, perché giustamente il sindaco è stato messo anche di fronte alla responsabilità di 3.400 anni. Scusa se ti interrompo, tu hai fatto una specie di appello al sindaco nella tua parte finale della tua relazione. Sì, certo, perché i nostri, diciamo, amministratori, i nostri rappresentanti pro tempore sono i custodi, come siamo noi i custodi della nostra storia civica. E io ribadisco, la storia civica di Ragusa comincia 3.400 anni fa, di cui 1.500 anni sono legati al culto di San Giorgio, quindi i nostri amministratori sono i custodi di questa cosa. E la risposta del sindaco di oggi? La risposta del sindaco di oggi, diciamo, lui giustamente dice ci sono delle istituzioni che vanno rispettate, che va rispettato il vescovo, ma noi infatti non abbiamo nessuna cosa, cioè siamo in piena comunione col vescovo, siamo sicuri che questa cosa può essere appellata, perché siamo sicuri che diciamo la congregazione c'è stato un equivoco, cioè non ha capito che probabilmente, per cui giustamente il sindaco dice sì, io mi impegnerò per questa cosa perché capisco e percepisco che veramente c'è dietro al culto di San Giorgio qualcosa di, c'è tutta la città che si muove, fra l'altro i cittadini di noi che sono i cittadini, ormai a Ibla quattro iatte siamo, tutti i cittadini di Ragusa e Ibla si sono trasferiti a Ragusa Superiore, per cui la devozione è là, non tanto qua. Vabbè, perché oggi dicevamo che comunque però l'associazione ha già 250 iscritti, esatto, a dimostrazione e ancora, che ancora ne arrivano, ma non solo che appunto non solo residenti a Ibla ma residenti in tutta la città. Io ringrazio il dottore Giannone, speriamo di aver fatto un po' di chiarezza su questa annosa questione che ovviamente non si conclude qui, perché no, sappiamo benissimo che appunto abbiamo la necessità di andare avanti e soprattutto di andare a chiarire questo equivoco che purtroppo si è venuto a creare in sede di Congregazione dei Santi. Grazie ancora al dottore Giannone. Grazie. E alla prossima puntata. Grazie Beppe. Grazie.